passo la parola e ti ringrazio. Grazie Benito, grazie anche Donino. Sì, effettivamente. Sì, è vero, siamo in tanti, stiamo crescendo come loro, mi interessa che per la macchina sia una bella notizia, perché la macchina fa bene a chi la pratica e anche alle persone che incontrano le persone che praticano. Io sono ancora scioccata dai Google, grazie. Io dico che sono una tecnofobica, quindi devo riprendere da questa notizia perché qui non è. Questa è la realtà digitale nella quale viviamo, tanto è appunto per rinforzare le parole di Donino, mi piacerebbe appunto aggiungere qualche cosa riguardo, sicuramente siamo immersi in questa realtà tecnologica che è stata anche definita appunto la nostra società informatica, la società incessante, no? La società con la sua inabilità sui social, la difficoltà a staccare la spina. Questo non fa altro che aumentare la sottotitolo, perché il Salvatore ha già abbastanza parlato di questo fenomeno, di questa realtà. Questo non fa altro che aumentare anche quello che viene chiamata che era un po' il cavallo di battaglia degli anni 80, 90, il multitasking. Tutti noi siamo, come dire, un po' convinti che più cose facciamo nello stesso momento, più siamo efficienti, più siamo in gamba, più siamo bravi, e ce l'hanno fatto credere. Gli ultimi studi dimostrano appunto che non solo non ci è utile, ma è realmente dannoso per il cervello. Proprio perché noi non siamo, il nostro cervello non è capace a fare più cose insieme, e quindi quando pensiamo di fare più cose insieme, in realtà stiamo passando con molta velocità da un punto all'altro, da un punto all'altro, e ogni volta che facciamo questo c'è un costo cognitivo, un esaurimento delle funzioni cerebrali molto elevate. Altri studi, sempre molto recenti, l'ultimo appunto da Harvard, attuato da Killingsworth e Gilbert, spiega come la nostra realtà postmoderna, tecnologica, tecnoliquida, per affrontare Bauman, la maggior parte del nostro tempo noi la passiamo scollegati con quello che stiamo facendo. E sembra che in questo tempo sia il 46,9%, cioè la metà della nostra giornata che non siamo connessi con quello che facciamo. Questo è inquietante. Inquietante perché dove siamo? Siamo nel manuale, quello che abbiamo chiamato manuale, la nostra mente che continua a elaborare. Sembra che noi emettiamo, purtroppo il cervello, nei nostri pensieri siano 60.000 al giorno, e ogni giorno noi ci ripetiamo il 90% dei pensieri del giorno prima, del giorno prima, del giorno prima. Quindi è come se la nostra mente fosse un po' un registratore che sono sempre la stessa persona.